Sera, puntata numero 76 di Città a Confronto. Questo è il venerdì dedicato all'attualità in città, la politica, eh, la ospiteremo il prossimo venerdì con In cammino verso le amministrative. Vi presento subito l'argomento della serata. In città è stato attivato di recente il primo sportello in rete Zero Molestie Sinalp a supporto delle donne. Per affrontare questo delicato... Eh, interessante argomento abbiamo invitato Uh, tre donne, eh, cominciamo subito da Natascia Pisana, che, che è, è delegata sindacale Sinalp Sicilia, Sicilia, Sicilia e coordinatrice regionale, regionale del, del progetto Rete Antiviolenza sì. Zero Molestie Sinalp. Buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato il Buonasera. nostro Buonasera. invito. Al centro dello studio incontriamo Sabrina Micarelli, responsabile dello sportello Zero Molestie Sinalp di Scicli. Buonasera, Buonasera. anche a lei. Buonasera. E poi rincontriamo nuovamente. L'assessora Simona Pitino. Buonasera. Buonasera. Grazie, Grazie per essere eh, tornata ancora a Città Confronto per affrontare un altro argomento. Stasera parleremo di questo eh, sportello in rete Zero Molestie, Sinalp. Una puntata a dire il vero qualche mesetto fa. L'avevamo dedicato all'argomento violenza eh, sulle donne. C'era anche lei. Stasera cerchiamo un po' di spostare l'asse su eh, su eh, sulle associazioni che vengono messe in rete per centrare obiettivi certamente importanti. Partiamo dal progetto Come nasce, so che eh, abbiamo riferito già, siete stati a Palermo eh, per firmare questo, questa intesa, questo progetto con il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci come nasce questo progetto e andiamo con Natascia Pisana. Abbiamo 30 minuti barra 40 a nostra disposizione, vedremo quello che andremo a consumare. Eh, Pisana, allora. Allora, il progetto nasce nel 2018 a Palermo dalla Sinalp di Via Giacomo Sepporta, numero 53. Spieghiamo cos'è il... La Sinalp è un sindacato autonomo che... È un sindacato a tutti gli effetti che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici in qualsiasi posto di lavoro, sia per il pubblico che per il privato. Nel 2018 nasce questo progetto per tutelare la donna in toto in nel luogo di lavoro. Perché è importante essere seguita durante tutto il percorso lavorativo. Nel 2018 nasce il percorso lì su Palermo, nel 2022 viene ripreso con. Eh, la firma uh, il 10 di marzo del 2022 al, al Palazzo della Regione Connello Musumeci. Sì. Quindi la Sinalp Regione Sicilia con altre eh, quasi 38 associazioni firmano un protocollo d'intesa per 5 anni più 5 in automatico per portare a livello territoriale e in tutta la nostra regione questo progetto di tutela per la donna nei luoghi di lavoro e non solo, in tutto, in tutto ciò che vive come famiglia e come luogo del suo proprio quotidiano. E eh, eh, su 39 soggetti associazioni, 27 sono 27 della provincia sono, di Ragusa? Eh, sono state, hanno aderito 27 associazioni del territorio ragusano, degli Iblei. Isana, questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che il territorio di Ragusa è sempre più avanti in tante cose, quindi ha risposto bene a quello che è eh, la conseguenza e soprattutto la proposta di tutelare la donna nel luogo di lavoro. Zero molestie eh, non significa quello che magari ci viene subito da, da pensare, ma comprende molto comprende di più. Comprende tutto l'ambito lavorativo perché eh, nel posto di lavoro viviamo maggior parte della nostra vita, quindi le zero molestie vuol dire anche il mobbing, vuol dire anche la il maltrattamento psicologico vuol dire tutto ciò che avviene nel mondo del lavoro in contatto con la donna eh, qual è la situazione ci può dare un quadro sia regionale che provinciale eh, ci riferiamo alla provincia di ragusa visto che questo è soprattutto il nostro bacino di, di copertura insomma eh, pisana le devo dire che nel territorio di ragusa si incomincia da, da qualche anno già ad attivare una tutela in più per la donna, perché la donna è inquadrata in maniera diversa. Quindi incomincia il cambiamento proprio dalla provincia di Ragusa perché è importantissimo e risponde bene a tutto quello che può essere proprio la valenza di voler cambiare il cambiamento, il cambiamento parte proprio da qui, da noi. Oh, eh, andiamo un po' a coinvolgere nel primo giro eh, della, della serata anche Sabrina Micarelli. Abbiamo detto che è lei la responsabile dello sportello zero molestie sinalp di cicli. Il progetto, dicevo prima in presentazione, mette in rete diverse associazioni e professioniste dell'isola. Eh, ecco, possiamo approfondire questo, questo passaggio, questa messa in rete di associazioni e professioniste della, della Sicilia in Sicilia, Micarelli? Sì, intanto la ringrazio direttore Grazie di questa voi. opportunità perché è sempre importante parlare di queste cose e soprattutto parlare di questo progetto. E come diceva bene la, la coordinatrice eh, è un progetto in rete, quindi mh, coinvolge associazioni, professioniste e, e la cosa che mi Ha spinto ad accettare eh, il progetto ad aderire immediatamente al progetto è proprio questa condivisione. E appena la Natascia eh, mi ha eh, contattato sì. eh, per, eh, e mi ha spiegato eh, il modus operandi del progetto, ho aderito immediatamente perché, eh, non, perché non mi sono sentita sola come associazione. E, e la condivisione in questo tipo di di attività e di azioni di progetti è fondamentale eh, diceva bene eh, la, la pisana ehm, Occorre agire eh, sul territorio, occorre agire nel posto di lavoro. Ed è forse questa la novità della, del sistema territoriale antiviolenza in rete e zero molestie SINALP. È questa la novità: la novità è la rete, quindi la condivisione e quindi l'unione che fa la forza. Ma è anche il fatto di entrare nei posti di lavoro e quindi di creare una sensibilizzazione che non, che non va a coinvolgere. Soltanto il mondo familiare o la società in genere, ma anche proprio il luogo di lavoro laddove la donna, chi, perlomeno quelle che lavorano, passano la maggior parte del tempo. E le dico che ehm, mi aggancio alla domanda che ha fatto alla Pisana, che nel territorio ehm, ci sono moltissime aziende ehm, agricole, Cicli eh, è di base una, un paese comunque agricolo, ci sono moltissime aziende agricole dove lavorano tantissime donne nei magazzini sono eh, occupate e, ehm, e come eh, professionista, quindi come avvocata, mi sono trovata a dover ehm, veramente testimone di situazioni ehm, che, che a dir poco allarmanti, che poi se ne vogliamo parlare magari lo affrontiamo eh, in seguito, certo. che comunque sono frutto di una mentalità insomma eh, abbastanza mh, così eh, discriminatoria, almeno dal punto di vista eh, proprio salariale, e non solo appunto de, di una inferiorità salariale della donna rispetto ad un uomo, ma anche apicale, cioè posi di posizione eh, lavorativa, cioè è difficile trovare qui nel territorio una donna che svolge una eh, posizione apicale rispetto ad un uomo, ma c'è di più, io ho assistito anche a situazioni in cui sono venute eh, delle lavoratrici con fogli firmati, dimissioni firmate al momento dell'assunzione, perché eh, per paura che restassero mh, incinte, cioè nel senso la gravidanza vista come un pericolo. Cioè assumere una donna nel nostro territorio è una forma di pericolo. È, una, è vista come paura. Eh, quello che sta dicendo è molto grave molto molto grave. È proprio sintomo di una mentalità, è sintomo di una mentalità che, eh, ve, no, che non vede nella donna una risorsa o un valore aggiunto, ma vede, me, vede nella donna un pericolo, quando invece sappiamo bene che non è così, anche perché nel 2021 nella legge di bilancio 2021 sono previsti degli sgravi fiscali, delle agevolazioni per le imprese che as assumono donne. Insomma, Bisogna fare sensibilizzazione, bisogna fare informazione e la rete eh, Zero Molestie SINALP lo può fare, può fare la differenza. Può entrare eh, nelle aziende, può entrare nelle scuole, poi magari dei progetti ne parlerà meglio. Ci la coordinatrice, nel secondo giro. Sì. Però prima di fare protezione della vittima, perché poi... Essendo un, um, un sistema antiviolenza comunque presuppone la protezione della vittima a 360 gradi, quindi non solo sul posto di lavoro, ma anche all'interno della famiglia se ci sono appunto eh, violenza domestica, attraverso le professioniste che sono appunto le avvocate, le psicologhe che comunque seguono, accompagnano la vittima no? dal momento in cui viene accolta fino alla punizione, si spera, del, del, del carnifice. Perché molte volte non arriviamo a fare neanche quello perché finiscono come finiscono, però insomma, è una, cioè bisogna soprattutto fare prevenzione, perché sì, la, la, la protezione della vittima, la punizione del, del colpevole, ma questo diciamo, è in, in, in esecuzione. Ma prima di fare questo, per scalfire questo tipo di mentalità, bisogna fare prevenzione. Micarelli, quanto è forte questo problema? Qual è la dimensione? Eh, locale nel territorio di Scicli in provincia di Ragusa, allargandoci magari eh, al resto della, della provincia di Micarelli no, è, allora intanto è un problema, intanto è un fenomeno globale. Certo. È un fenomeno globale. Allora, le statistiche che abbiamo riguardano, eh, riguardano il fenomeno a livello globale e a livello nazionale. Magari poi ci dirà meglio eh, l'assessora, sì, eh, ma io mh, Temo che a livello regionale non esista o se esiste non è funzionante un osservatorio eh, del fenomeno, eh, un, cioè nel senso un osservatorio laddove tutte le associazioni che si muovono eh, in questo senso possano eh, tra, trasferire i loro. Eh, Risultati. Io posso dire con certezza che a livello nazionale eh, mh, è gravissimo. Eh, siamo allora come, allora, come è Stato, l'Italia come è Stato occupazionale a livello femminile siamo al penultimo posto, quindi siamo al terzo mondo. Cioè, la donna, eh, non viene, alla donna non viene riconosciuta una posizione eh, sociale valida. E, poi, e tutto questo poi si riverbera naturalmente anche nell'autostima perché eh, come sappiamo insomma non è, che, no, non è che siamo considerate una risorsa così produttiva diciamo a livello lavorativo. E quindi il fenomeno, il fenomeno esiste, va, va, va scalfito, però sarebbe interessante, forse ecco, questo magari poi eh, lo, 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 lo potremo vedere, ma io sono convinta che a livello regionale, regione per regione, e perlomeno per la regione Sicilia so che ha un osservatorio, un osservatorio del fenomeno, ma non è, non è aggiornato, comunque non è, non è in, in linea con e tant'è vero che tra le tra le diciamo, funzioni e i ruoli di Sinalp, di Zero Molestie Sinalp, c'è anche questo, il monitoraggio, il monitoraggio e la, de, de, del territorio. territorio, il monitoraggio e anche la trasmissione dei dati, quindi proprio eh, la trasmissione dei dati probabilmente alla regione è, potrebbe, potrebbe essere un, un ottimo, un, anche questa è una novità diciamo della, della, del progetto. Micarelli, prima di completare il primo giro coinvolgendo l'assessora Simona eh, Petino eh, che ha la responsabilità dei servizi sociali, delle politiche sociali nel comune di Scicli, eh, volevo chiedere, ma mh, la domanda può sembrare scontata, ma io la faccio perché questo poi magari ci può consentire di capire meglio che cosa le dinamiche, quello che accade anche a Scicli. Perché la donna no? eh, firma questo eh, contratto in bianco, insomma, accettando le eventuali dimissioni? Cioè, perché non denuncia a priori e poi lo fa eh, quando il fatto poi si verifica, secondo lei? Secondo me è già difficile che una donna riesca a trovare un posto di lavoro eh... per amor del, del lavoro? Sì, secondo me è proprio difficile, nel senso che una donna si, alla fine accetta qualsiasi cosa. Tanto poi, voglio dire, una donna quando accetta di, di, di firmare, al momento del contratto, di firmare una roba del genere, comunque sa già che mh, prima o poi dovrà succedere, no? che, che rimane incinta oppure non succede affatto, però già lo mette, comunque rischia. comunque, comunque, comunque Quindi comunque la donna lavora. non è una risorsa. La donna non, è una, non risorsa, è una risorsa. Non è una risorsa. Ci sono la, la, donna, la donna, mh, allora, guardi, ci sono la maggior parte delle separazioni che, ehm, che faccio. Eh, la maggior, guardi, il 90% delle donne sono tutte disoccupate. Cioè, sono tutte donne che hanno scelto, la maggior parte ha scelto addirittura di non lavorare o, o hanno rinunciato. Magari lavoravano, però per i figli hanno rinunciato. E poi, al momento della separazione, si ritrovano senza lavoro e si ritrovano a dover sperare sull'assegno eh, di mantenimento che nella maggior parte dei casi è previsto solo per i figli e, e quelle 100 euro, diciamo, mese che vengono riconosciute, 150 euro, 150 euro, 100 barra 150, alle donne. Bene. Eh, sì, no, no, completi, sì, completi, sì, perché no, il ecco, tempo Sì, appunto, il eh, discorso è questo. Quindi una donna quando, quando firma quel documento, ben sapendo, non denuncia, non denuncia, va a lavorare, no, va non a non lavorare. Sa, eh, sì. lei sa benissimo che denunciando si fa terra bruciata intorno. Quindi chi ti prende a lavorare più? Nessuno, nel momento in cui tu hai il coraggio di denunciare, intorno a te cosa succede? Si chiudono le porte, quindi cosa devi fare? Farti le valigie e andartene, quindi. questa è una mentalità patriarcale che ancora ci portiamo ed è questo, il, il progetto serve anche a questo. Ma subire però significa so non uscire mai da, da questo problema, no? Il progetto Natascia serve proprio a disangere. dare uno, uno smacco al cambiamento perché scuotere il sistema significa il cambiamento, avere il coraggio di cambiare. Ok, eh, si fa per dire ok. Certo. Ma andiamo dall'assessora Simona Pitino. Uh, lei eh, ha subito risposto presente. Noi eh, comune siamo presenti, okay. ci siamo, anche perché lei ha parecchio da dirci stasera, perché lei è impegnata oltre nel ruolo di assessora anche eh, proprio in questo settore eh, che la vede parecchio eh, impegnata, a prescindere sì. dal suo ruolo di amministratore. Intanto grazie direttore come sempre eh, per l'invito. Ehm, sì, io in questa sede mi sento più <ride> un'operatrice di sportello antiviolenza che un'amministratrice, però le due cose si coniugano bene, bene, anzi avendo esperienza rispetto a questo riesco forse ad avere un po' più di empatia rispetto a quelle che sono le eh, problematiche sottese alla violenza. La violenza eh, nel mondo del lavoro è una declinazione della violenza eh, di genere. Ricollegandomi un po' al discorso che faceva prima la, la collega Micarelli. Ehm, Credo che i dati, eh, per quanto attiene alla violenza di genere, siano trasversali e non ci sia una grossa differenziazione a livello nazionale fra regione e regione. Eh, in linea di massima si registrano un po' ovunque. Eh, ripeto, il nord non è più virtuoso del sud rispetto a questo. Rispetto al mondo del lavoro, credo che la Sicilia forse e i paesi del sud eh, abbiano un'incidenza maggiore. Eh, soprattutto a livello di eh, gender gap, di gender pay gap eh, e di tutto quello che riguarda appunto le discriminazioni delle donne nel mondo del lavoro. E mi ricollego perché avete dato tanti spunti di riflessione sul fatto delle risorse, se tutte le donne lavorassero eh, il PIL avrebbe un incremento non indifferente, eh, quindi eh, non fare lavorare le donne crea sottosviluppo o farle lavorare in determinate condizioni crea sottosviluppo e questo ha una ripercussione su, sull'intera società. Non a caso il PNRR prevede proprio fra, le, fra una delle linee di intervento proprio quello eh, relativo all'eliminazione eh, delle discriminazioni delle donne in tutti, in tutti i settori, proprio perché le donne rappresentano un, una risorsa e proprio perché le donne nel periodo del lockdown sono state quelle più colpite, sono state quelle che ne hanno subito di più le conseguenze, sono rimaste a casa per badare ai figli che dovevano seguire la DAD e sono state le donne a rinunciare al lavoro, molte di loro lavoravano in nero e quindi durante il lockdown non hanno potuto lavorare. Per cui alla fine è sempre l'anello debole della, della catena e che, eh, mh, sul quale bisogna intervenire giornalmente in maniera capillare. Da qui appunto l'esigenza di far nascere una rete certo. che eh, mh, intervenga sia dal punto di vista eh, territoriale in maniera capillare: perché più sportelli, più centri ci sono sul territorio maggiormente le donne possono accedervi perché noi abbiamo io per esperienza personale eh, come operatrice ci sono donne che magari non, hanno, non guidano ehm, non sanno come arrivare allo sportello non sanno come arrivare all'operatrice per cui se io ho un centro a Vittoria Piuttosto che a cicli, la differenza c'è perché certo. è più facile raggiungerlo. Se io sono di cicli, mi viene più facile raggiungere cicli e magari non rinuncio a quel servizio. La diffusione della, della notizia, del fatto che c'è questo servizio, aiuta anche attraverso i social perché ormai dobbiamo fare i conti con le nuove tecnologie e non possiamo ancorarci a vecchi retaggi e quindi dobbiamo necessariamente far sì che tutti possano, possano essere raggiunti, tutti possano essere informati e il fatto di trovarsi su tutto il territorio è fondamentale, come è fondamentale il fatto che poi le associazioni dialoghino e eh, collaborino fra di loro, sia quelle... Ma private, questo è un elemento importante che merita di essere ancora sottolineato. È fondamentale Chitino. la sinergia fra il pubblico e il privato, perché ovviamente il pubblico è... è eh, il, eh, il soggetto di riferimento, i servizi sociali, qualsiasi cosa che riguarda un eventuale allontanamento di donna, un'eventuale eh, collocazione di bambini presso una struttura, ovviamente passa attraverso i servizi sociali che fra l'altro si fanno carico. Del, dell'intervento, per cui i servizi sociali sono il punto di riferimento. Però ovviamente noi non possiamo arrivare ovunque. Le associazioni hanno questo specifico compito di andare a individuare eh, e di andare a segnalare ai servizi sociali le situazioni di, di, di violenza, qualsiasi, in qualsiasi forma venga, venga declinata. E la sinergia fra le associazioni stesse, non solo fra le associazioni e il pubblico, ma fra le associazioni fra di loro. Certo. È fondamentale. Io la volta scorsa valutavo, c'è stato un intervento eh, all'INPS per quanto attiene al reddito di libertà, che è una misura che è stata prevista dall'INPS, che prevede eh, l'erogazione di 400 euro mensili a quelle donne che sono vittime di violenza. Il, eh, la norma però prevede che la certificazione deve essere rilasciata da un centro antiviolenza okay. e qua subentra la differenza perché fra centro e sportello c'è una differenza. La norma è tassativa e quindi deve essere un centro, però in provincia di Ragusa forse ci sono solo due centri, eh, uno a Vittoria e eh, credo uno a Ragusa. Sì. Eh, per cui che cosa succede? Che magari... Eh, donne che vengono eh, accolte, assistite e seguite anche in modo eh, abbastanza mh, completo, completo, io sì. per completo intendo che c'è stata l'avvocata, la psicologa, l'assistente sociale, l'operatrice, quindi che hanno, che hanno intrapreso un percorso, magari non possono accedere a quel tipo di, eh, di sussidio perché lo sportello non può rilasciare la certificazione. Per cui da questo, e ne abbiamo parlato appunto, c'era anche il prefetto, di trovare un correttivo intanto di segnalare questa cosa, perché infatti dalla provincia di Ragusa era arrivata una sola richiesta. A fronte, io, io personalmente ne avevo avuto, seguendo attraverso sì. lo sportello, due o tre. E da qui nasce l'esigenza di andare a vedere, di andare a fare anche un protocollo con i centri per vedere se è possibile far fare loro la certificazione, magari fare una sorta di, di gemellaggio, di, di, di cooperazione e, e da qui appunto nasce proprio l'esigenza, si, si comprende come le associazioni non possono essere ognuno chiusa nel proprio, nella propria, eh, nel proprio ambito eh, perché io voglio essere presidente di qualcosa anche solo di me stessa. Questa è la perché cosa più sbagliata. Certo. Eh, si riesce a ottenere un risultato solo facendo rete, si riesce a ottenere un risultato solo ehm, allontanandosi dalla mentalità individualistica che purtroppo spesso poi penalizzano le donne stesse. Io, proprio su questo, sono molto eh, ci credo tanto. No, no, cioè ha le fatto donne piacere dobbiamo, che ha sottolineato questo sì, passaggio. Le donne dobbiamo collaborare, le associazioni debbono collaborare. Infatti. Perché i risultati si ottengono così, se noi abbiamo l'invidia personale, la mia associazione è migliore della tua, oppure tu no, io sì, non si va da nessuna parte, ovviamente facendo un dislinquo e cercando di eh, selezionare i soggetti più capaci, Perché se io fondo un'associazione tanto per fondarla e dire ho fatto un'associazione, allora no, però se si vuole lavorare seriamente la sinergia è fondamentale. Bene, andiamo da, ecco, da Natascia a i protocolli con le prefetture, a partire da Palermo e a finire fino a Ragusa e poi partiamo anche con tutta la sinergia, come diceva la nostra Simona Pidino, che è importantissima perché la comunicazione in rete è la base per poter sostenere il soggetto fragile che viene a cercarci e soprattutto anche il fattore di poterci muovere e accompagnare dall'inizio alla fine la persona che ha di bisogno. E abbiamo fatto anche i protocolli con tutte le ASB del, della regione Sicilia. E eh, questo è importante Quindi diciamo. importantissimo. Certo. E anche con tutte le scuole. Perché eh, a, nelle proposito, scuole eh, a proposito delle scuole progetti di informazione e prevenzione già dai più piccoli, perché è importantissimo. Per dire che cosa nello specifico? Nello di San... specifico di parlare della violenza, violenza in tutti i campi di tutti i tipi, perché può essere anche a casa con i genitori con i figli di tutto il rispetto dell'essere in toto dell'essere umano è importantissimo oh, questi primi mesi no anzi non sono nemmeno siamo arrivati credo a un mesetto no? dalla, un mese... dalla firma sì. Sì. Eh, che cosa è successo cioè da dopo la firma del contratto di importante abbiamo di concreto abbiamo già attivato i protocolli con tutte le asle eh. Con tutte le scuole, stanno partendo i primi progetti da Palermo per presentarli per le scuole. Abbiamo aperto il primo sportello a Scicli, si sono già attivati anche nel territorio di Palermo con altri progetti, altre cose, con altre associazioni come l'associazione Avo, che è quella di volontariato ospedaliero, sì. e con tante altre associazioni. Ora apriremo, continueremo l'apertura dei prossimi sportelli su tutto il territorio ebleo. Sono in programma dove? dove in quali? Sono in programma su Vittoria, su Vittoria su Ragusa, su Modica. e quelli sono centri importanti. Insomma, Molto più importanti. grandi rispetto su Castellgirone. Mm -hmm. Poi andremo su Belpasso. abbracceremo Trapani, Messina altri a Capodorlando a Terrasini. E, insomma, penso che e anche nell'Ennese. Questo conferma quanto diceva prima l'assessora Simona Pitino, cioè bisogna creare Hanno questa rete, tante. davvero Hanno farla aderito, diventare sì. forte e togliere magari quelle che possono essere un po'. A un noi po non interessa creare il club delle prime donne, perché non ne abbiamo più di bisogno. Noi dobbiamo creare la forza per aiutare le donne, perché le donne non sono io, non è lei, ma siamo tutte noi insieme. Nel momento in cui aiutiamo una donna, aiutiamo noi stesse perché significa che siamo a posto con noi stesse. Abbiamo lasciato una traccia di un cambiamento per le nuove generazioni. Oh, in questo percorso, in questa dinamica, quanto è importante no, la presenza delle, delle forze dell'ordine, Pisane, poi sentiamo... Eh, Importantissima. La, la, le forze dell'ordine, eh, li, li sentite vicino? Certo, perché in stanno aderendo al protocollo, perché tutto tutto canalizzato e tutto è una, un anello di, dietro l'altro. È importantissimo, la forza dell'ordine sono importanti certo. in tutto questo, perché oh. la legalità e la trasparenza è alla base per poter dare la serenità alle persone. Asci, sì, lei avete coinvolto i carabinieri, sì. quali forze dell'ordine? Di sì. eh, Volevo agganciarmi al discorso sì. della Pisana per per puntare sempre il, il punto eh, sulla formazione. Eh, la formazione è importantissima di, degli, di, chi deve, eh, di chi ha a che fare con le problematiche. Con, con le problematiche, con le problematiche sì, te. perché chi approccia con le vittime eh, di eh, violenza, sia domestica, ma non solo, eh, deve avere comunque una formazione particolare. Perché teniamo a dire, di, calchiamo molto la parola operatrici di centro antiviolenza, noi siamo formate? Perché la formazione, anche per noi operatrici... Noi siamo operatrici prima di essere avvocata, prima esatto. di essere è importantissima perché è proprio un modo di, eh, di operare di, di presentarsi alla vittima. Perché la vittima che si presenta in uno sportello antiviolenza o in un centro antiviolenza è una donna che eh, probabilmente si è convinta dopo aver toccato il fondo, e, però ha paura: ha paura di aprirsi, ha paura di essere sincera, magari nasconde e dall'altra parte non non ci deve essere una persona che la deve far sentire in colpa per aver fatto quello che ha fatto, per essere stata 30 anni con il carnefice, perché la statistica ci dice che passano circa 20, 25, 30 anni prima che una okay. donna abbandoni questo circolo vizioso della violenza. Vuoi per il senso di colpa, vuoi per i figli, vuoi per tante cose, vuoi per questo tipo di mentalità e di cultura nostra italiana, non parlo della Sicilia, non parlo del, del, del centro del mezzogiorno, parlo di cultura italiana e mentalità italiana che ci vuole scuole, eh, madri sottomesse attente alla cura e all'accudimento della propria famiglia dove l'uomo viene sempre visto come il padre padrone quello che deve fare questo quello che è e la donna sta ficcata in casa ah, e quindi questo tipo di mentalità partorisce partorisce quelle che poi noi abbiamo, vediamo eh, le vittime che poi noi vediamo e chi è dall'altra parte l'operatore deve sapere tutto questo ma se non sai tutto questo perché non hai la formazione, dall'altra parte quella persona tu la, la fai scappare perché la fai sentire in colpa. La formazione delle forze di polizia, la formazione dei carabinieri. Ormai, eh, ecco, da quel punto di vista c'è un cambiamento: c'è stato un cambiamento negli ultimi anni perché hanno delle stanze dedicate. Addirittura eh, raccontava appunto il brigadiere che hanno delle stanze con dei colori diversi, proprio per, no, perché il colore psicologicamente ti dà un certo tipo. Quindi da quel punto di vista vediamo dei cambiamenti, ma non bastano, ma non bastano perché per esempio, eh, per esempio i, nei servizi sociali il personale deve essere formato, deve essere formato anche a questo, ad accogliere. La, le fasce deboli, quelle, quelle più deboli, quelle che vengono lì per sentirsi protette, non per sentirsi giudicate. Questo sportello Zero Molestie e Sinalp a Scicli, ha una sede. Ne approfittiamo un sì, po' sì, per sì, sì, dare informazioni importanti. È importantissimo, importante. sì, ho messo a disposizione una, una stanza del mio studio eh, che si trova in via Montegrappa numero 29 e io accolgo le, chiunque mh, ha bisogno di, anche di parlare ed è tutto a titolo gratuito, lo facciamo tutto a titolo gratuito. Ci sono in questo sportello? Io già ho anche ma... l'apporto di, di una psicologa, sì, addirittura che si occupa anche addirittura degli infanti, quindi del, dei minori. Ha dovuto già affrontare i primi casi questo sportello? In passato, adesso lo sportello ancora è, è stato inaugurato il 2 aprile. È stato inaugurato il 2 aprile, e, diciamo, io è già attivo, e, però in passato ho dovuto affrontare delle situazioni terribili. Importantissimo, una cosa importantissima, dobbiamo fare rete anche con le case rifugio. Perché eh, sì. dobbiamo assolutamente creare una rete e questo è nel progetto e, mh, e la Pisana lo può tranquillamente Infatti approfondire. La prossima casa rifugio aprirà nel Nisseno, nel no, Nisseno, sì, nel Nisseno sì. prossima, le case ehm. rifugio sono fondamentali perché sono per noi un. Um, <coughs> Una, per la donna vittima una via di fuga eh, e più lontane sono dalla residenza e più devono essere tra l'altro indirizzo segreto torniamo per questo secondo giro piano piano abbiamo consumato mi dicono dalla regia che è guidata da Vincenzo puccia abbiamo consumato superato i 30 minuti piano piano andiamo alle conclusioni un eh, dibattito certamente interessante meriterebbe Tanto altro eh, tempo. Eh, Simona Pitino, lei ha detto subito: io sono pronta a incentivare ogni tipo di collaborazione. Ovviamente eh, noi come servizi sociali siamo i referenti, i loro referenti, per cui mh, i limiti di, 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 di ciò di cui disponiamo, con le risorse limitate che abbiamo, ovviamente eh, il, i nostri assistenti sociali sono. Eh, diciamo eh, aperti eh, e formati, eh, magari ciascuno con le proprie competenze perché, come mm. diceva lei, bisogna avere una sensibilità particolare. Su questo, appunto, bisogna, bisogna incidere. Eh, eh, la formazione è fondamentale, okay. ma ovviamente i nostri assistenti sociali si formano, mh, ci sono quelli, appunto, eh, più ferrati rispetto a questo tipo di problematica. E. Eh, perché queste indicazioni ce le dà anche il Codice Rosso, la, legge, la cosiddetta eh, la legge del 2019 denominata Codice Rosso prevede proprio una specializzazione degli operatori, la specializzazione delle forze dell'ordine, la specializzazione delle procure perché devono affrontare un, ehm, un tipo di reato, un tipo di situazione che è, come diceva Sabrina, particolare. E, e per fortuna appunto si sta vedendo un'inversione di tendenza rispetto a questo. Perché, ad esempio, mentre una volta, quando si andava dai carabinieri a denunciare dopo un po' di tempo che si subiva violenza, il marito maltrattante eh, ci si sentiva rispondere: diceva: ah, Ma signora, ma lei l'ha sopportato tutti questi anni, ormai lasci perdere, adesso non avviene più questo, adesso si attiva tutto un, uh, un sistema di accoglienza di quella donna eh, da parte di soggetti preparati a, che hanno fatto dei corsi che non ti dicono più questo, o che non ti colpevolizzano perché certo. tu hai, hai subito per 30 anni. La stessa cosa deve avvenire da parte degli, a, degli assistenti sociali. Poi ovviamente noi, per quanto riguarda le case rifugio, è poi il comune che se ne fa carico. Poi a seconda se è convenzionata o meno... È la regione che poi rimborsa, però il primo soggetto che poi si fa carico della retta delle, delle case protette, delle eventuali case protette è il, il comune. Quindi noi rispetto a questo il, il servizio uh, lo offriamo a 360 gradi, però ripeto: ehm, il problema è quello: è la sensibilizzazione, è il riuscire a entrare in un sistema mh, di accoglienza che è diverso. Eh, empatico rispetto alla situazione che si va ad affrontare, che è una situazione particolare, non è una situazione normale, anche l'avvocata non lo può affrontare come se fosse il recupero di un credito, ecco, è una cosa certo. totalmente, totalmente diversa che implica tutta una serie di, di conoscenze, di competenze, di esperienza. Certo. Eh, Avvocata, che sì. cosa è auspicabile no? eh, affinché non si possa tornare a parlare delle stesse cose, cioè, qual è l'auspicio no? di, di, di una operatrice, di un'esperta, di un'avvocata, eh, di un'assessora, che cosa bisogna eh, auspicarsi? È? E allora, due sono le cose. La prima, e di questo non ci stancheremo mai di parlarne, è la prevenzione. Ecco. Così, per come è, è una delle quattro P. Della Convenzione di Istanbul, la prima, la più, la, le 4P è prevenzione, protezione, punizione, punizione, programmazione. Comunque la più importante è la prevenzione. Questo però è un fenomeno lento, che dall'oggi al dom domani no, certo. no, le cose non, posso, non possono cambiare, però è, il, è la base su cui lavorare. Ben vengano i progetti nelle scuole, proprio iniziare da, dalla scuola materna, perché Bisogna eh, insegnare ai bambini al, 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 il rispetto del genere, il rispetto della diversità, che non è essere diversi perché noi siamo diversi, donne e uomo non sono uguali, però questo non significa che sono posti su un piano certo. diverso, sono posti sullo stesso piano nella loro diversità e quindi questo è fondamentale da parte delle, delle maestre e da parte delle, delle, di tutti insegnanti, gli insegnanti. Su questo non ci sono dubbi. L'altra cosa importante, e là un po' il legislatore pecca, quasi tutte queste leggi, parlo ad esempio della legge sul femminicidio che è del 2013, eh, a, a seguito della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Istanbul che è del 2011, e il codice rosso sono tutte leggi... A costo zero, per cui che cosa succede? Che la legge va bene va bene, è fatta bene, eh, mi prevedi ad esempio di sentire col codice rosso la vittima entro tre giorni, eh, di intervenire subito nell'immediato. Però quando poi non implementi il numero di procuratori all'interno dei tribunali, quando poi non implementi le forze dell'ordine, eh, il tutto rimane perché vai solamente ad ingolfare o a creare problemi a chi si deve occupare di queste situazioni e a costo zero non lo puoi fare. E questo è l'auspicio: che si riesca veramente a individuare dei fondi destinati a questo e che lo si faccia in modo efficace, perché certo. altrimenti è facile dire aumento il numero perché si interviene quasi sempre sulla punizione. Perché le, parli alla pancia delle persone, mi diceva, anziché dagli due anni, gli o cinque anni. Ecco. Ma non hai risolto il problema perché non è che. L'America ha docet, c'è cioè la pena di morte, ma non è che in America nessuno delinque. È così qua, non è che se io porto il reato di stalking o di maltrattamenti in famiglia da 5 a 6 anni a sette anni, le, questo risolve il problema. Il problema lo risolvi se impieghi anche delle risorse. Economiche. Perché purtroppo sono necessarie. Per cui l'auspicio è questo: che non si parli solo e eh, non si decida di intervenire eh, così eh, con delle norme che poi restano spesso di facciata quando non c'è dietro poi un supporto economico che le sostenga. Diciamo. Grazie, grazie. Grazie, come, eh, grazie per questo um, ulteriore intervento. Andiamo verso la conclusione, però il tempo c'è ancora per sentire sia la coordinatrice regionale del progetto Natascia Pisana che è la responsabile eh, dello sportello di, di cicli Sabrina. Allora andiamo così siamo in sede di conclusione che cosa eh, possiamo dire in chiusura di questo spazio a proposito uno spazio che è sempre a vostra disposizione quando Grazie. vi occorre qualcosa non tutto. avete che da, da chiedere insomma per, per poter comunicare eh, diciamo questo percorso che avete cominciato allora Pisana in Ci conclusione. Ci sono tutti buoni propositi per portare avanti un progetto a rete regionale che sia degli, con la durata di 5 anni, più di 5 in automatico, per dare risposte a tante donne, dare risposte alla fragilità dei territori e soprattutto fare da supporto, fare rete per, per non lasciare più solo nessuno, nessuno indietro. Oh, va bene, eh, facciamo eh, fare anche le conclusioni a Sabrina Micarelli, responsabile dello sportello di Cicli. Micarelli. Ma allora, cosa mi auspico? Io mh, punto sempre il dito sulla prevenzione, eh, le famose 4P, per, me sono, per, noi, per noi operatrici la Convenzione di Istanbul del 2011, un po' come la Costituzione. Eh, I principi sono dettati tutti lì, e, mh, la, prevenzione, la prevenzione è quella che... Eh, ci potrebbe consentire in un futuro a, ad abbattere quelle barriere eh, così insormontabili per le donne, che sono ehm, quelle barriere che ci categorizzano e dentro certi, ripeto, stereotipi di genere, che poi insomma per noi sono deleteri perché non ci permettono di autodeterminarci. Ma sono, costruiscono intorno a noi barriere culturali e sociali tipici proprio di una mentalità eh, discriminatoria, maschilista e sessista, perché poi i, i pregiudizi fanno fanno crescere e alimentano questa, questa cultura sessista che è una cultura indirizzata verso l'odio, verso l'odio ehm, e, e verso questa libertà veramente di, eh, che l'uccisione di una donna non ha valore, come se, se una persona non avesse valore e addirittura questi uomini che comunque no, poi si river riversano nel loro odio anche nei confronti dei figli per, per vendicarsi, della allora è la mentalità che va scalfita, la mentalità come si scalfisce ne ha detto l'avvocata, la, eh, la, 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 che si scalfisce da entrando nelle scuole, quindi entrando nelle scuole, eh, quindi educando e sensibilizzando proprio i più piccoli ad una mentalità del rispetto del rispetto comunque sempre, del rispetto, rispetto a tutti, eh, non solo tra uomini e donne, ma del rispetto proprio dell'essere umano in genere, delle persone, sia nella loro diversità, ma anche nel riconoscere l'unicità, perché noi siamo esseri umani, siamo unici, ognuno è unico ed è, ed è bello così com'è, insomma, ecco il rispetto, il rispetto le, le, la, la sensibilizzazione e la cultura del rispetto. Abbiamo concluso anche questo approfondimento di questo eh, nuovo venerdì eh, di, di aprile. Grazie alle nostre ospite. Eh, Natascia Pisana, delegata sindaca, eh, sindacale Sinalp Sicilia e coordinatrice regionale del progetto Rete Antiviolenza Zero Molestia Sinalp. Grazie per essere stata sì, con noi. Grazie sì. anche a Sabrina Micarelli, responsabile dello sportello Zero. Molestia Sinalp di Scicli grazie e voi. grazie Buona anche all'avvocata Simona Pitino, assessora alle politiche sociali del comune di Scicli. Eh, siamo sempre, grazie. come dire, qui ad ospitare eh, altri momenti che occorrono per comunicare con la gente, con il pubblico. Grazie al prossimo uh, venerdì. Non sarà il prossimo uh, venerdì perché c'è il Venerdì Santo, ci fermeremo eh, anche noi, insomma, per, per le feste pasquali, torneremo tra due venerdì insomma con la trasmissione eh, verso le amministrative 2022 grazie buonasera ancora grazie, grazie. grazie. No.